Ma l'Ascio di fatto non c'entra, ma c'entra sempre, perché questa iniziativa proviene da una più intensa nata nel, realizzata nel 2005, per quella di Enoch Senior, la manifestazione, la mostra sulle croci. E da qui questo comitato, poi che è nato con quell'iniziativa, ha proseguito a lavorare e su richiesta di Sua Eccellenza Monsignor Ovidio Poletto ha lavorato per il 50° anniversario della morte del Cardinale Celso Costantini. E successivamente, dopo la conoscenza di questo inedito diario, abbiamo ritenuto di sostenere e di trovare degli, tra virgolette, sponsor per questa bellissima iniziativa e edizione. Ma io spero di sì, perché l'Ascio non è detto che debba essere retto in eterno da me, quindi però le convinzioni non sono solo mie, ma sono state di tutti i dirigenti dell'Ascio, che hanno condiviso l'interesse e l'esigenza di, come parte importante della società civile, contribuire alla cultura e soprattutto alla cultura che fa parte della nostra storia. Grazie. Devo dire che è un'iniziativa straordinaria, che probabilmente molti non colgono, non hanno colto, e che invece io voglio sottolineare. Questa figura di questo cardinale, il cardinale Costantini, che Pordenone tutto sommato fino a qualche tempo fa, fino a un paio d'anni fa, era conosciuta solo, anche qui tra virgolette, per gli addetti ai lavori, e invece è una figura di una complessità e nello stesso tempo di una grandezza straordinaria. Leggendo in questi anni gli scritti, gli studi su di lui, si capisce come questa persona sia assolutamente attuale oggi rispetto a quello che ha fatto all'inizio del secolo e poi fino al momento della sua morte dopo gli anni 50, negli anni 50. Era riuscito a capire come fosse assolutamente necessaria un'opera di grande diplomazia, di grande apertura nei confronti di quel mondo cinese che in quel momento non veniva considerato considerato solo ed esclusivamente ostile, e nello stesso tempo capiva come il mondo dovesse riuscire ad aprirsi e dovesse riuscire ad avere una in qualche modo un continuo dialogo, pena appunto un isolazionismo dei vari paesi. Da ultimo, l'iniziativa di questa sera presenta un diario inedito, devo dire anche qui straordinario. Io ho avuto il privilegio di averlo in anteprima e quindi di averlo iniziato a leggere, di averlo a scuola, mi manca ancora poco per finirlo, e in cui esce uno spaccato dell'Italia in guerra con una serie di considerazioni sugli protagonisti di allora, in particolare anche su De Gasperi, che sono veramente un qualcosa di notevole. Un libro per una volta, si può dirlo con grande tranquillità, da leggere perché anche se non è un romanzo, dà comunque una lettura molto facile e nello stesso tempo di una profondità e di un contenuto che possiamo tranquillamente definire straordinario. Grazie.